The New Stories. La tua informazione libera. Garofano si è unito anche alle indagini sulla morte di Liliana Resinovic. La 63enne scomparsa da casa sua a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita in un sacco della spazzatura il 5 gennaio 2022. Garofano è consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, il cui cadavere è stato esumato il 13 febbraio. La conduttrice ha scoperto che Visintin aveva chiamato in studio per parlare del caso e lo ha accusato di cercare visibilità, mi perdoni se l'ho fatta aspettare, ma lei mi ha detto all'ultimo che sarebbe venuto. Mi ha chiamato al telefono, dicendo che voleva venire qua. Perché? Io a volte ho la sensazione che sia diventato un film. L'impressione è che lei e Sterpin siate diventati protagonisti. State sempre in televisione ed è come se Liliana sia stata messa all'angolo. È tutto irrispettoso, anche il fatto di parlare della vita privata di Liliana, ha detto Federica Sciarelli. Visintin ha risposto molto infastidito, mi consigliano di non andare in TV, ma sai cosa? Si va alla ricerca di pezzi. Io non mi sono mai permesso di offendere o parlare male di qualcuno. Sono state dette cose inumane, anche l'interruzione di gravidanza. Mi hanno ferito. Lasciamo perdere, ha ribattuto la conduttrice. Mi dici cose che io non voglio affrontare. Queste cose sono state chiarite con la procura. Non voglio parlarne, se ci saranno altre cose di cui discutere sono disponibile a rispondere, ha detto ancora Sebastiano Visintin, cercando di non rispondere alle domande della Sciarelli, che ha replicato, io le faccio una domanda e lei svicola. Io non sono in tribunale, è stata quindi la risposta infastidita del marito di Liliana. La Sciarelli lo ha incalzato, sapendo di infastidirlo, non è che suo figlio pensa che lei sia coinvolto? Ma che domande mi fa? Sono domande veramente pesanti, io te lo dico. Posso assicurarti che comunque verrà un giorno in cui ci incontreremo, non siamo arrabbiati l'uno con l'altro, ha sbottato Sebastiano. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.